Ciao, nella nuova versione di FL Studio 21 hanno aggiunto una nuova funzionalità che è quella riguardante i temi, ovvero è possibile cambiare la grafica dell'interfaccia. Andando su Options e quindi andando su Theme Settings si può notare come ci sono 9 temi di base e poi questi temi si possono chiaramente modificare. Quindi per esempio, scegliendo questo tema qui Dark, si può modificare andando a lavorare sulle manopoline, quindi per esempio lucentezza, ecco che cambia, ovviamente bisogna andare avanti per gusto proprio, saturazione, contrasto, e quindi è possibile poi scurire o meno l'interfaccia, poi l'opzione text, quindi in questo caso per esempio i pulsantini sono in arancio, ma cliccando qui si può cambiare il colore del pulsante stesso, quindi per esempio dando un verdino ecco che i pulsantini si alterneranno tra verde e rosso, proprio perché appunto l'alternanza è verde e rosso. Quindi qui mettendo un altro colore, per esempio così, ecco qui l'alternanza è appunto verde color vinaccio. Ovviamente se il tutto non dovesse soddisfare c'è sempre un pulsante di reset, quindi facendo reset si può ritornare all'origine, quindi default, dark, eccetera eccetera. Questa funzione dei temi è abbastanza interessante perché effettivamente, soprattutto magari chi lavora di notte eccetera, con la versione di default effettivamente si stancava facilmente e quindi era più stancante come, diciamo, come lucentezza, come contrasto eccetera eccetera. Quindi al di là del gusto poi ognuno può scegliere la modalità che più gli aggrada. La bellezza di questi temi è che appunto non sono temi fissi ma si possono modificare, quindi magari se una variazione di colore piuttosto che un contrasto piuttosto che una saturazione possono piacere o meno, si possono tranquillamente modificare qui in basso e si possono anche salvare. Quindi facendo save preset si può praticamente salvare il proprio preset, la propria diciamo tematica, e quindi poi selezionarla all'occorrenza. Le tematiche, come si può notare appunto e come si può ampiamente poi provare, sono varie e ognuna ha le sue caratteristiche. Per esempio questa Citrus è molto bella perché è abbastanza diciamo scura, un po' più scura per esempio di questa qui, e quindi chi ha diciamo un gusto un po' più sul noir può tranquillamente puntare su questa skin qui, quindi su questa grafica, quindi su questo tema. Quindi i temi sono selezionabili da Options Themes, dopodiché si può scegliere il tema principale, quello che si vuole, si possono modificare i temi a piacimento e poi si può ovviamente anche diciamo spulciare i vari parametri, resettare se non piace il risultato, save se il risultato piace, e quindi si può salvare una nuova tematica.